Buongiorno a tutti. Oggi vogliamo affrontare l'argomento che riguarda il reset delle fotocamere Nikon. Vediamo il perché. Spesso i clienti ci contattano perché hanno un simbolo di errore sul corpo macchina. Chiaramente questi errori quando compaiono non sono mai rimovibili, nel senso che quando sulle fotocamere Nikon appare la scritta ERR al posto dei tempi di posa, il problema è hardware, cioè c'è qualcosa di guasto. Però questo ci fa sorgere l'idea di dirvi come si fa un reset della fotocamera, che è un tentativo che tutti vorreste fare, specie quando avete toccato parecchio il menu o quando avete acquistato una macchina nuova e quindi volete provare tutte le varie opzioni del menu. La cosa più interessante da fare dopo aver, tra virgolette, smanettato il menu è quella di tornare indietro per reimpostare la macchina solo con le voci di menu effettivamente necessarie. Questo perché le fotocamere, quando escono con i valori di fabbrica, cioè nuove, danno il massimo della performance, cioè il massimo equilibrio. Poi chiaramente il menu serve per adattarle alle mie esigenze. Quindi troppe voci di menu a volte potrebbero creare dei problemi perché si danno fastidio l'un l'altra. Vediamo adesso con due o tre tipi di fotocamere qual è il sistema più rapido ed efficace per effettuare i reset dei menu. Allora, cominciamo con un menu standard di una fotocamera di qualche anno fa, in questo caso una D800. Partiamo dalla prima voce di menu, menu riproduzione, in questo caso non ci sono reset da poter eseguire. Nel menu di ripresa, che è subito successivo, abbiamo le impostazioni dei menu di ripresa, il settaggio. In questo caso è possibile fare un menu andando sulle quattro voci che noi possiamo impostare e se le avessimo impostate potremmo resettarle usando il comando cestino. Lui ci chiede conferma e noi lo eseguiamo. I menu estesi ovviamente possono essere attivi o disattivi, quindi non hanno reset. Andiamo sulle personalizzazioni. Sette personalizzazioni. Qui abbiamo la possibilità, come nel precedente menu, di poter resettare le personalizzazioni premendo il tasto cestino e quindi qui si procede al reset. Se andiamo poi a vedere il menu di impostazioni, in questo caso non abbiamo reset da fare. Gli altri due menu non ci forniscono questo tipo di impostazioni e di possibilità. Per cui a questo punto la parte delle voci di menu le abbiamo resettate, ma per fare un reset più profondo si esegue questa logica. Su tutte le fotocamere, quasi tutte le fotocamere per essere precisi, esistono dei pulsantini indicati con un simbolino verde. Se li premiamo contemporaneamente per 5 secondi, andiamo a eseguire un hard reset. Andiamo a vedere altre tipologie di fotocamere. Questa è una bridge, andiamo sul menu, qui andiamoci a controllare cosa ci dicono i vari menu e vediamo subito che non ci sono voci di menu reset perché sono sempre la prima voce di ogni submenu. In questo caso, però, visto che non ci sono i vari reset, esiste il ripristina tutto, quindi il ripristino totale, che riporta tutte le impostazioni allo stato iniziale di acquisto. Si procede ovviamente seguendo le indicazioni a display e in questo caso abbiamo eseguito un reset. Questa è una D780, stessa logica, menu riproduzione non ha reset. Nel menu di ripresa foto abbiamo il reset menu di ripresa foto. Si seguono sempre le indicazioni a schermo, lo abbiamo anche sul video in questo caso, e lo eseguiamo. Nel menu personalizzazioni abbiamo il reset delle personalizzazioni e lo eseguiamo. E qui abbiamo finito. Quindi la logica, dopo aver fatto i reset menu, se non ho raggiunto il mio scopo, che è quello di rimettere la fotocamera nello stato iniziale o di qualche giorno prima o di qualche mese precedente, vado ad eseguire il reset con i due pulsanti verdi.
In questo caso se ne trova uno qui e uno qui, comune a tutta la fascia della serie 7700. O meglio, lo dico bene, serie di 7000 e serie di 780, 750, eccetera. Quindi, nella stessa maniera, premo fino a che non vedo che il display superiore si spenge e si riaccende. Se andiamo a controllare bene il menu impostazioni, su questo tipo di fotocamera, che è una 780, vi ripeto, c'è il ripristino a tutte le impostazioni. In questo caso seguo le indicazioni al menu, come vedete non sarà possibile ripristinarle, mentre negli altri casi sì. Diamo ok e facciamo il ripristino di tutte le impostazioni. Come abbiamo visto, il menu impostazioni non ha reset, quindi il menu impostazioni non può essere resettato né dalla combinazione dei tasti verdi per almeno 5 secondi né dai vari reset dei singoli menu. Per esempio, in questo caso abbiamo luminosità monitor. Se noi eseguissimo tutti i reset, non ve lo faccio vedere perché sarebbe inutilmente lungo, rimarrebbe sempre a più 5, e se eseguo il reset dai due tasti verdi, aspetto che si spenge e si riaccende, quando ci ritorno rimane a più 5. Quindi tutte queste voci sono toccabili nel caso della D780 e modelli analoghi solamente con l'ultima voce di menu. È meglio andare verso l'alto, in questo caso ripristina tutte le impostazioni. In questa maniera ho ripristinato anche tutte le voci del menu impostazioni. Sulle fotocamere di nuova generazione, quindi con menu molto molto simili nelle strutture, ma ovviamente le voci possono differenziarsi come quantità, non come contenuto, e abbiamo la possibilità di fare, come abbiamo visto, il ripristina tutte le impostazioni. Questo è un vero hard reset. Su fotocamere più vecchie come la D800 e dobbiamo andarci invece a eliminare le voci del menu impostazioni una per una. Un'altra cosa che però risulta molto interessante è c'è su tutte le fotocamere, salva carica impostazioni menu. In questa maniera io, quando ho trovato uno stile di menu che mi va bene, posso salvarlo sulla card di memoria. Quindi, se conservassi questa card di memoria, magari scrivendoci impostazioni, ok, e la data, poi posso recuperarla in ogni momento, sempre che non la cancelli o non la formatti, per poter salvare le impostazioni di menu. Quindi questa è un'informazione che è molto utile per salvare e caricare le impostazioni di menu quando ho trovato un buon equilibrio. Abbiamo visto come fare le reset e l'hard reset sulle fotocamere Nikon. Le fotocamere di ultima generazione come la 780, che vi abbiamo illustrato per bene, è molto simile a quello di tutte le Z, quindi è inutile farvi vedere le Z. Ricordatevi che i reset non possono rimuovere la voce ERR quando compare sulle fotocamere Nikon, nel senso che la voce RR è un errore hardware, quindi c'è qualcosa di guasto, quindi tramite menu non è possibile rimuoverla. Voi potete tentare, è giusto che lo facciate, ma non si può rimuovere, oppure se accadesse accadrebbe solo in maniera momentanea. Pertanto, eseguire il reset lo potete fare quante volte volete, non crea alcun tipo di problema. Ricordatevi della possibilità di salvare e caricare le impostazioni su una scheda, quella risulterà secondo me molto utile quando avete trovato il giusto equilibrio. Con questo vi saluto, e se avete domande per favore fatele, speriamo di trovare il tempo per rispondervi, perché sicuramente siamo molto impegnati.
però prima o poi riusciremo a rispondere a tutti. Grazie.